Buonasera, innanzitutto mi piacerebbe ringraziare ai Sentieri del Vento l'opportunità di essere qui, in particolare a Imer e anche ovviamente a tutti voi per la vostra presenza. È un piacere per me, sono appena arrivato dalla Spagna questa stessa sera, poter condividere questa serata per parlare sul transgenerazionale, sulla trasmissione transgenerazionale, sulla decodifica biotransgenerazionale. Insomma, quando si parla del transgenerazionale, si parla di come la storia familiare, tutto quello che è successo nel nostro clan familiare, cioè la famiglia a lungo generazioni, può avere un effetto nella nostra vita. Che cosa si trasmette, come si trasmette, quando si trasmette e perché si trasmette. E ovviamente come può affettare la mia biologia, la mia salute, la mia maniera di gestire e sentire la vita. Tra l'inconscio individuale proposto soprattutto dal dottore Freud e l'inconscio collettivo proposto dal dottore Jung, esiste un altro livello, diciamo, a metà, quello che corrisponde con l'inconscio familiare. Se l'inconscio particolare è tutto quello che la persona ha vissuto, sofferto, registrato, imparato lungo la sua vita, e questo inconscio individuale in particolare registra, rimane registrato tutto questo, e l'inconscio collettivo è questo, diciamo che la maniera uguale che abbiamo tutti di reagire davanti alle circostanze, l'archetipo di cui ha parlato Jung. L'inconscio familiare in realtà è la storia familiare, il romanzo familiare, tutto quello che si è vissuto, sofferto lungo generazioni in una famiglia. L'inconscio familiare ha un obiettivo, una sfida soprattutto di garantire la sopravvivenza, la continuità del clan familiare. È una sfida biologica, primaria. È più importante per l'inconscio familiare garantire la continuità e sopravvivenza del clan sopra l'individuo. Dobbiamo tenere in conto, per capire come e perché può affettare la storia familiare a ognuno di noi, a ogni membro di qualsiasi clan familiare, che l'inconscio è atemporale. Tutto quello che una volta è successo, soprattutto quando questo che è successo è diventato traumatico e magari non è diventato risolto, capito, accettato per la persona che l'ha sofferto, questo sicuramente rimane ancora registrato come un trauma pendente in questo romanzo familiare di cui sto parlando. Ogni trauma, ogni conflitto non risolto rappresenta un ostacolo, una pesantezza emozionale per il clan familiare. È per questo che l'inconscio familiare, se quando il protagonista di un trauma non ha potuto digerire, capire, risolvere quello che ha sofferto e anche dopo, durante la sua vita, non è in grado di risolvere questa circostanza, questo trauma che sicuramente è diventato un segreto familiare, se quando il protagonista muore, arriva il momento della sua morte e questo rimane ancora senza risolvere, l'inconscio familiare cercherà che magari un altro o altri membri della famiglia possano risolvere quello che il protagonista non ha risolto. Ovviamente tutti siamo partecipi del nostro clan familiare, ognuno di noi.
e tutti siamo partecipi inconsciamente di questa storia familiare, anche se mai abbiamo sentito parlare della storia del bisnonno, anche se nemmeno so il nome della nonna, sono inconsciamente partecipi di tutto. Ma ovviamente, anche se è così, questa storia familiare non ha lo stesso effetto su tutti noi. Sicuramente qualsiasi di noi ha visto tante volte come in una fratellanza, dove ovviamente hanno vissuto la prima parte della sua vita, la infanzia, nello stesso ambiente familiare, con lo stesso papà, la stessa mamma, la stessa regola culturale, religiosa, la stessa educazione, diciamo. Bene, diciamo che praticamente la prima parte della sua vita è uguale. E se è così, possiamo supporre che la sua maniera di dopo gestire e sentire la sua vita dovrebbe essere più o meno uguale. E a volte non succede così. A volte due fratelli hanno una maniera molto diversa di gestire e sentire la sua vita. Bene, ovviamente tutto questo che hanno assorbito, imparato, come stavo dicendo, durante la sua infanzia, rimane registrato in questa sua parte conscia. Tutti abbiamo una parte conscia e una parte inconscia. La parte conscia è questa parte superficiale, piccola, sicuramente non al di là del 3, 4, 5% delle cose che io faccio, sento ogni giorno. Questa parte su cui io ho una conoscenza e anche un controllo. Ma esiste quest'altra parte, la parte inconscia. Su quella parte non abbiamo nessuno di noi il controllo, nemmeno la conoscenza. E questa parte inconscia, che quando si esprime nella nostra vita, ci porta alla frustrazione di non sapere, non capire perché si ripetono le cose, perché mi succedono le cose. Bene. Ovviamente, come stavo dicendo, sicuramente questi fratelli che hanno vissuto praticamente la stessa vita durante la sua infanzia e dopo esprimono una maniera così diversa di vivere nella sua vita di adulto, diciamo di adulti, e questo succede perché nel suo inconscio esiste un contenuto molto diverso, lealtà, fedeltà, molto, un legame molto diverso con questo romanzo familiare. Attraverso un esempio, se in una fratellanza il fratello primogenito ha un vincolo per data di morte, come vediamo, andiamo a vedere dopo, con il nonno paterno, e questo nonno paterno ad esempio era una persona autoritaria, aggressivo, e il fratello piccolo ha un vincolo, lo stesso vincolo per data di morte, ma con l'altro nonno materno, una persona carina, affettuosa, tranquillo, sereno. Ovviamente con questo vincolo, senza essere consapevole nemmeno il primogenito e anche l'altro, sicuramente avranno una maniera diversa di gestire la vita. E ovviamente senza poter spiegare perché. Possono vedere che sono molto diversi tra di loro. Ancora di più, se in questo nonno che abbiamo detto che ha un vincolo con il primogenito, questo nonno che stavo dicendo, aggressivo, autoritario, ad esempio, se questa persona in un momento della sua vita soffre un trauma, qualcosa che gli fa soffrire, che forse gli fa ricevere giudizio sociale, la condanna sociale, qualcosa vergognosa, non so, un trauma che non è capace, non è in grado di risolvere, di capire, di digerire, e questo rimane come una ferita aperta, mai risolta. E sicuramente, come dicevo prima, questo
diventa un segreto familiare, una cosa non risolta, ma non si parla di questa cosa mai nella famiglia, alla casa. Bene, se durante la sua vita questo protagonista del trauma, il protagonista del trauma, non risolve questo trauma, quando arriva il momento della morte di questo, in questo caso il nonno di cui sto parlando, muore e questo rimane senza risolvere, questo trauma pendente arriva all'inconscio familiare. E l'inconscio familiare, come dicevo prima, per dare una meglio capacità di sopravvivenza al clan familiare, cercherà che uno o di più membri della famiglia della stessa generazione del protagonista o di quelli che arrivano dopo possa risolvere quello che non ha risolto il protagonista. Questo significa che in questo caso il nipote di cui sto parlando riceve questo incarico, questa eredità, questo fardello transgenerazionale, e questo si registra nel suo inconscio. Questo incarico di risolvere quello che, non ha risolto, che ha sofferto il nonno e non ha risolto il nonno. In modo che quando questo nipote possa trovare nella sua vita una, 15, 45 volte, non lo so, una situazione dal punto di vista emozionale più o meno uguale a quella dove il nonno ha sofferto il trauma non risolto, l'inconscio familiare attiverà una o 15 volte la sensazione, la memoria di quel lontano trauma mai risolto. Questa è la trasmissione transgenerazionale. Ovviamente, come sto dicendo, la chiave veramente per capire la trasmissione transgenerazionale, per capire perché, se tutti siamo partecipi dello stesso romanzo, della stessa storia familiare, questa non ha lo stesso effetto su tutti noi, la chiave è individuare i vincoli transgenerazionali che possano esistere tra due o di più membri della famiglia e come possano essere questi vincoli. L'inconscio familiare soltanto tiene in conto di ognuno di noi le uniche cose che tutti noi facciamo una volta, soltanto una volta, senza avere un controllo su queste cose, senza poter rifiutare, senza poter scegliere. E queste cose sono concepimento, nascita e morte. Queste sono le circostanze veramente importanti di ognuno di noi per l'inconscio familiare. E attraverso di queste circostanze come funziona la trasmissione transgenerazionale. Dal minuto 1 del concepimento, con l'arrivo al grembo della mamma, ognuno di noi è già membro della famiglia, membro del clan familiare. E dal minuto 1, nel momento dell'arrivo al grembo della mamma, per la nostra memoria biologica, sappiamo che abbiamo bisogno di sicurezza, di protezione per sopravvivere. È per questo che il nuovo membro della famiglia dal minuto 1, con il suo arrivo al grembo della mamma, comincia a empatizzare con questo gruppo che gli dà la protezione, la sicurezza, il senso di appartenenza, il clan familiare. Dal minuto 1. Quando arriva, diciamo, 9 mesi dopo di solito, il momento della nascita, il momento di uscire dal corpo della mamma, arrivare a questo scenario della vita fuori del corpo della mamma, quando succede questo momento, con la nascita, il parto, che è quando l'inconscio familiare sa che questa persona arriva a un scenario dove magari può trovare qualche volta una situazione
similare a quell'altra situazione dove forse prima un altro membro della sua famiglia ha sofferto qualcosa che non è stato in grado di risolvere, è per questo che nel momento della nascita l'inconscio familiare assegna il vincolo transgenerazionale con uno o di più membri della famiglia. Nel momento della nascita il membro, la persona che nasce, riceve questo fardello transgenerazionale, questa eredità, questo incarico di risolvere quello che è successo prima e qualcuno non ha risolto. E quando arriva il momento della morte, questa stessa persona, di tutto quello che ha ricevuto come eredità transgenerazionale, se qualcosa non ha risolto, anche a sua volta la trasmette. E anche trasmette ciò che senza origine familiare, lungo la sua vita, ha sofferto e non ha risolto. Questa è la trasmissione transgenerazionale. Quando nasco ricevo, quando muoio trasmetto la eterna catena di lealtà tra le diverse generazioni di un clan familiare, la eterna ricerca di risolvere quello che rimane senza risolvere. Questa ricerca eterna dell'inconscio familiare, come dicevo in precedenza, di pulire la strada perché così il clan familiare possa avere la sicurezza di sopravvivere e continuare nel tempo. Bene. L'inconscio familiare, in questa sua ricerca, obiettivo, diciamo, di garantire la continuità e sopravvivenza del clan, soltanto tiene in conto quello che è prevedibile, non quello che è imprevedibile. Perché quello che è prevedibile mi dà la sicurezza di poter supporre come si svilupperà, come succederà. Invece quello che è imprevedibile mi porta all'opposto, la insicurezza di non sapere come si svilupperà. Bene. Ovviamente concepimento, nascita, morte. Io non posso, nessuno di noi può supporre il tempo che trascorre tra il secondo e il terzo, il tempo che trascorre tra nascita e morte. Una persona può vivere 95 anni, un'altra 54, un'altra 23, non possiamo supporre questo. Ma sì possiamo supporre il tempo che succede di solito tra il primo e secondo passo, tra il concepimento e la nascita. Più del 90%, al di là del 90% delle volte, il tempo che trascorre tra concepimento e nascita è più o meno 9 mesi. E questo succede ogni giorno, in ogni città, in ogni ospedale, dall'origine dell'umanità. E questo rimane registrato nell'inconscio collettivo dell'umanità, cioè una vita uterina normale, diciamo, è più o meno 9 mesi. Ovviamente per l'inconscio familiare non esiste dicembre, giovedì, mercoledì, febbraio. L'unico suo riferimento temporale è questo lasso di tempo che si ripete quasi sempre. 9 mesi. È questo precisamente che serve per stabilire i vincoli transgenerazionali di cui sto parlando. La eterna e successiva rotazione di lasso di tempo uguale a una vita uterina normale è quello che serve per stabilire, assegnare vincoli transgenerazionali tra due o di più persone all'interno di un clan familiare. Questo che sto dicendo, questa esistenza del vincolo tra due o di più persone all'interno di un clan familiare sarebbe lo stesso che se ad esempio possiamo immaginare ora tutti noi che in una azienda lavorano 12 persone.
4 lavorano alla notte, 4 lavorano alla mattina e 4 alla sera. Ovviamente tutti sono membri della stessa azienda, senz'altro. Ma se io lavoro alla sera, è molto chiaro che sicuramente dopo un tempo io avrò un'altra relazione e una fiducia più grande, più profonda con i miei 3 compagni. E sicuramente non con gli altri, che sicuramente praticamente non vedo mai. Questo è lo stesso. Tra tutto il clan familiare, che ovviamente tutti sono membri della stessa famiglia, il vincolo non è lo stesso, non è uguale tra tutti. Andiamo ora con un disegno che credo sia molto semplice a vedere e a spiegare questo che stavo dicendo in precedenza. La eterna e successiva rotazione di tempo, di questo lasso di tempo uguale a una vita uterina, è quello che serve all'inconscio familiare per assegnare e stabilire i vincoli transgenerazionali. Questi numeri sono i mesi dell'anno, è la maniera, diciamo, semplice, facile di rappresentare questo di cui sto parlando e anche che vado a spiegare ora in profondità. Andiamo a mettere in pratica questo che stavo dicendo prima, la eterna successiva rotazione di lasso di tempo uguale a una vita uterina normale è quello che genera la sincronia transgenerazionale, è quello che serve all'inconscio familiare per assegnare e stabilire vincoli transgenerazionali. Andiamo a fare lo esempio con una persona che magari è nata metà luglio, il 7 sarà luglio. Sicuramente questa persona nata metà luglio è stata concepita metà ottobre dell'anno scorso, certo? A sua volta, una persona nata metà ottobre sicuramente è stata concepita metà gennaio dello stesso anno. A sua volta, una persona nata metà gennaio sicuramente è stata concepita metà aprile dell'anno scorso. Sicuramente una persona nata metà aprile è stata concepita metà luglio dell'anno scorso e così via. Sempre in questa stessa colonna. Cioè, esiste un vincolo transgenerazionale tra tutti i membri di questo clan familiare dell'esempio, concepiti nati morti tra gennaio, aprile, luglio, ottobre. Ancora di più, io di solito, come non tutte le gravidanze hanno esattamente lo stesso numero di giorni, apro un margine di 10 giorni di meno e di più sulla data di nascita. Abbiamo parlato di una persona nata ad esempio metà luglio, diciamo 15 luglio. Questo sarebbe che il vincolo non è tutta la colonna, tutti i mesi, completi, sarebbe dal 5 al 25, 10 giorni di meno, 10 di più, precisamente perché non tutte le gravidanze hanno esattamente lo stesso numero di giorni. Tutti i membri in questo clan familiare dell'esempio, tutti i membri concepiti nati morti tra 5 e 25 gennaio, aprile, luglio, ottobre hanno un vincolo transgenerazionale tra di loro. Per quanto riguarda la trasmissione transgenerazionale, se questo studio si sta facendo per una persona che appartiene a questa colonna, a questa persona, diciamo che dal punto di vista della trasmissione transgenerazionale, per questa persona non è importante un altro membro che magari ha morto a settembre, anche a maggio. E per questo, come dicevo prima, che anche se tutti siamo membri della stessa famiglia, dal punto di vista della trasmissione transgenerazionale, la possibilità di ricevere l'incarico di riparare o guarire qualcosa che un altro ha sofferto e non ha risolto,
per questa persona non è importante quelli che appartengono a febbraio, giugno, dicembre e così via. Dopo di individuare questa colonna, queste date per questa persona dell'esempio che abbiamo detto, nata a metà luglio, secondo sia concepimento, nascita o morte, il vincolo è diverso. Quando il vincolo si assegna, nasce attraverso la data di concepimento o nascita tra due persone di questo clan, è un vincolo soprattutto di affinità e complicità tra le due persone. Questo... Quindi, per esempio, il concepimento della persona che stiamo esaminando e la nascita di un nonno, per esempio. Sì. Sì, sì. O anche la morte. Sì. Questo esempio, concepimento e nascita. Sì, sì, sì. Sì. Possono essere due date di nascita, può essere la data della nascita di uno con il concepimento dell'altro, sempre. No. Questo stesso giorno? No, 10 giorni, 20 giorni. È per questo che ho parlato del margine di 10 giorni, in questo caso ricordiamo dal 5 al 25 di questa prima colonna, gennaio, aprile, luglio, ottobre. Ad esempio, una persona nata 15 luglio, il nostro protagonista del esempio, ha questo vincolo con una persona concepita, diciamo, metà gennaio, anche se non è lo stesso giorno, ovviamente, o con una persona nata 11 ottobre, perché sempre è all'interno di questa zona 5-25. Quindi non è una questione di fratelli, sorelle... La trasmissione transgenerazionale è tra la stessa generazione o anche con un'altra generazione. Tu puoi avere un vincolo transgenerazionale con tuo fratello, con tuo papà o con un nonno, anche se hai conosciuto o non hai conosciuto. Questa parola vincolo, che significato ha esattamente? Il vincolo, sto parlando ora precisamente del vincolo. Quando il vincolo è attraverso la data di nascita, concepimento, è un vincolo di affinità e complicità tra le due persone coinvolte. Questa complicità, questa affinità può portare queste due persone coinvolte a vivere una vita, diciamo, tra virgolette, parallela, per questa empatia che esiste tra di loro. Questo vincolo di attraverso la data di nascita, concepimento, non è un vincolo dove uno di loro ha ricevuto l'incarico o il fardello per risolvere qualsiasi cosa dell'altro. Non è questo il vincolo, affinità e complicità. Bene, quando il vincolo è attraverso la data di morte, possono succedere due cose. Se il più giovane ha conosciuto, ha coincidito oppure no con il morto. Quando il membro della famiglia che riceve questo fardello, questa eredità, questo incarico, ha conosciuto al morto, diventa il suo erede. È stata la persona scelta per l'inconscio familiare per riparare, guarire quello che l'altro non ha risolto prima di morire. E quando questa persona, questo erede, come dicevo in precedenza, si possa trovare nella sua vita davanti, esposto a un scenario emozionale più o meno lo stesso, dove l'altro ha sofferto il trauma che non ha risolto, si attiva nuovamente questo problema, ma ora nella sua vita. Ovviamente l'erede universale, che questo concetto che sto dicendo ora, questo vincolo, può rappresentare un ostacolo, una pesantezza per la vita e la salute della persona che lo risolve, che riceve questo vincolo. L'altra possibilità del vincolo per data di morte è quando la persona più giovane non ha conosciuto, non ha coincidito con la persona morta. In questo caso
coinciso. Diciamo che è stato concepita dopo della morte dell'altro. Ah, ok. Sì. In questo caso, inoltre ricevere questo fardello transgenerazionale, questo incarico, questa eredità, inoltre sta vivendo la sua vita e alla stessa volta la vita dell'altro. Si chiama giacente, diventa giacente, che rappresenta soprattutto un problema, un conflitto di identità. Ad esempio, se io divento erede del mio nonno che è morto quando io avevo 7 anni di vita, in quel momento con 7 anni di vita, quando succede la sua morte, divento erede universale. E quando succede questo, io ho già la mia identità. Cioè, questo suo fardello può rappresentare per me un ostacolo nella mia vita, nella mia salute, ogni volta che si possa attivare la memoria del suo trauma, dei suoi traumi non risolti, ma io ho la mia identità già prima di ricevere questo fardello. Invece, se io divento con un vincolo per data di morte dal minuto 1 della mia nascita, perché l'altro è morto prima, questo rappresenta per me inoltre un conflitto di identità, perché l'inconscio familiare, anche in maniera inconscia ovviamente, sta vedendo in me, diciamo, la persona morta come il sostituto della persona che ha mancato. Bene, il giacente, cioè quando hai un vincolo per data di morte con una persona morta prima del tuo concepimento, ha soprattutto questo problema, il conflitto di identità. Ovviamente sto parlando sempre a livello inconscio. Il giacente di solito dopo nella vita si osserva da fuori che sembra di essere una persona a cui manca la determinazione, la chiarezza per scegliere le sue cose, la sua strada, e anche se lo fa, dopo sembra che trova la difficoltà per portare avanti quello che ha cominciato. E anche se inizia a fare tante cose, sicuramente non finisce praticamente nessuna. E per questa dualità, che sta vivendo una vita, la sua, e alla stessa volta la vita dell'altro. Questa dualità prende il 50% della sua capacità, e per questo che mai ha il 100% della sua capacità per poter focalizzare in quello che vuole fare o quello che sta facendo. Questo è il piacere. Questo accade anche con un defunto. Cioè, con una persona defunta, morto, quando la persona è già adulta? No, no. Giacente è quando il morto è morto prima del tuo concepimento. Ah, ok, ok. Se è morto quando tu stai vivendo, sei erede, non rappresenta un conflitto di identità. Ok. Sempre erede universale o giacente, stai ricevendo questo fardello transgenerazionale, questo incarico, si può attivare in te la memoria del lontano trauma non risolto per l'altro, ma soltanto abbiamo un conflitto di identità quando il vincolo è con un morto prima del tuo concepimento, che si chiama giacente. Okay. Ovviamente se l'inconscio familiare cerca che si possa risolvere oggi quello che ha successo prima e non ha diventato risolto, e come sto dicendo, si può attivare la memoria di un vecchio trauma non risolto oggi, noi sempre dobbiamo distinguere tra conflitto programmante e conflitto scatenante. Il conflitto programmante è la radice, l'origine, questo trauma che una volta successo non ha diventato risolto e sta aspettando ancora il momento di guarire. L'inconscio familiare sta cercando un'altra persona che lo possa guarire. Questa sarà la radice, il conflitto programmante. Programmante perché, come non sta risolto, ogni volta che si possa attivare in un'altra persona dopo, se nel momento che si esprime in sé può succedono quelle cose
assurde tali per cui succede un TSO. Ogni persona che ogni volta che la persona sia erede universale, sia adiacente, si possa trovare davanti a una situazione analoga dal punto di vista emozionale, si attiva nuovamente la memoria di quel trauma. Ma ovviamente ora non sarà un conflitto programmante, sarà un conflitto scatenante, la ripetizione di quello che è successo prima. Bene. Ovviamente per poter la persona che soffre oggi questo ostacolo, questa pesantezza di portare avanti un trauma che non le appartiene, si deve lavorare nel vero origine, quando l'origine sia familiare sia transgenerazionale, perché in realtà ovviamente la persona soffre oggi il suo proprio conflitto nella sua vita, ovviamente, ma la radice di quello, l'origine di quello che sta soffrendo la persona oggi è molto più lontana. Sì. È lì dove si deve sbloccare, dove si deve riparare. Anche quando si studia il transgenerazionale si deve tenere in conto sempre la vita uterina, la memoria della vita uterina. Come abbiamo parlato finora, io posso avere un vincolo transgenerazionale con una persona della mia generazione e anche di un'altra prima di me e anche di un'altra dopo di me e anche con un'altra persona che non ho conosciuto. Bene. Ma nella nostra tappa uterina ancora si riceve la memoria del transgenerazionale sempre attraverso la mamma, perché alla fine lei è portatrice di tutto quello che è successo prima di lei. Lei porta la memoria di tutto quello che è successo. Per dire qualche esempio di questo. E spesso succede che quando nascono bimbi prematuri, ad esempio 7 mesini, 8 mesini, spesso è perché l'inconscio familiare sta cercando di non ripetere la sofferenza che sicuramente altri hanno sofferto prima, quando sicuramente in questo clan familiare prima, in generazioni precedenti, altre donne magari hanno sofferto eccessivamente nel partorire, magari qualcun bimbo ha sofferto nell'attraversare il canale di parto, magari questo ha rappresentato un pericolo di morte o una sofferenza eccessiva. La maniera di eludere la possibilità di ripetere questa sofferenza, questo pericolo di morte, è portare al mondo un bimbo più piccolo, con una molto più piccola possibilità, pericolo e sofferenza sia per lui sia per lei. Invece, quando succede l'opposto, ad esempio una gravidanza praticamente 10 mesi, di solito perché nell'inconscio familiare rimane registrata la memoria dei bambini che hanno sofferto perché hanno avuto una prima infanzia di sofferenza, di malattia, perché sono nati deboli, fragili. Ovviamente, quando succede questa cosa di portare al mondo un bambino, diciamo, troppo grande, troppo sviluppato, molto sviluppato, anche se questo rappresenta ovviamente una sofferenza per la mamma e anche un pericolo per lui stesso nell'attraversare il canale di parto, anche se deve tenere in conto la possibilità che la mamma, che sicuramente 10 mesi prima ha diventato incinta con tutta la sua illusione, con tutto il suo carino, ma sicuramente lungo questo tempo è successo qualcosa e lei sente che il scenario di vita a cui porta questo figlio non è ideale come avevo pensato prima. Questo desiderio, questa situazione può portare, sempre dal punto di vista inconscio ovviamente, alla mamma a trattenere di più
per sviluppare di più, per portare questo scenario disfunzionale un bimbo più forte che possa sopravvivere meglio. Durante la vita uterina, ovviamente, l'embrione fetto ha un vincolo cellulare e anche emozionale con la mamma. L'inconscio della mamma è lo stesso dell'embrione fetto. È per questo che l'embrione fetto sa, sente, registra e soffre lo stesso di lei alla stessa volta di lei, ma senza avere l'esperienza di lei. Ad esempio, se un bimbo non è stato pianificato, cercato, desiderato, insomma, diciamo, non è il risultato dell'amore, se lo sa la mamma, lo sa anche l'embrione fetto, ma l'embrione fetto ovviamente non ha l'esperienza per supporre che sicuramente, anche se è così, dopo sarà amato, alimentato, protetto, abbracciato, uguale. Non ha questa esperienza per supporre questo. È questo che porta a questo embrione fetto sicuramente a vivere una vita uterina di angoscia, insicurezza, paura, davanti a questo dubbio di cosa succederà dopo della nascita, se sarà accettato o rifiutato. Ovviamente sa molto bene per la sua memoria biologica che quando, dopo della nascita, avrà bisogno della collaborazione degli altri, soprattutto della mamma, per poter sopravvivere. E se questo non ha la sicurezza su questo, questo rappresenta un trauma, un pericolo di morte in realtà. Tutto questo che sente nell'utero materno ovviamente non ha la capacità per poter digerire, capire, risolvere, e questo diventa registrato nel suo inconscio, qui nell'utero ancora prima di nascere. E come stavo dicendo, questo inconscio atemporale significa che sicuramente questa persona porta d'ora in poi questa predisposizione a gestire la sua vita dalla insicurezza, paura, ansia e così via. Bene. Quando arriva il momento della nascita, ovviamente in questo bebè, questo figlio o figlia, rimane ancora questo dubbio se sarà o no accettato per i suoi, soprattutto ovviamente genitori, papà e la mamma. Per risolvere questa angoscia, di solito queste persone, questi figli, diciamo, non desiderati, non cercati, non pianificati, per risolvere questa angoscia cominciano dalla nascita a vivere una vita nella ricerca di ottenere dagli altri il riconoscimento, la compagna, l'affetto. È questo che porta di solito queste persone a vivere una vita di bassa autostima, vivere sempre pensando più negli altri e non per se stessi, vita di bassa autostima. Per risolvere questa angoscia che arriva dal momento della sua vita uterina, di quello che hanno sentito, quello che hanno registrato. E ad esempio anche quando, per dire un altro esempio, è un embrione fetto che ad esempio fuori stanno aspettando come bimbo, e non è un bimbo, è una bimba, se la mamma lo sa, se il papà anche stanno sperando un principe, lei non è un principe, lei anche lo sa. E anche, ripeto nuovamente, per questa mancanza di esperienza, non sa cosa succederà, se sarà rifiutato oppure no, sicuramente prenda la decisione di essere dopo la figlia perfetta, bravissima in tutto che possa fare lungo la sua vita, per, tra virgolette, farsi perdonare il fatto di non essere come avevano aspettato, desiderato. E così tante cose. La vita uterina è molto importante anche quando si studia il transgenerazionale. E diciamo che la parte ultima è quella che arriva dopo la nascita, l'infanzia.
durante l'infanzia è molto importante l'ambiente familiare dove ognuno di noi si sviluppa, l'ambiente familiare. Ovviamente i nostri genitori rappresentano davanti a noi il suo ruolo secondo a sua volta hanno vissuto, hanno imparato, assorbito quello che i nostri nonni, i suoi genitori hanno rappresentato. In questo senso è molto importante soprattutto tenere in conto una cosa, le ferite emozionali più dolorose che qualsiasi persona possa ricevere nella sua vita sono sempre quelli che arrivano alla sua vita durante l'infanzia. Per il semplice fatto che quando sei un bambino, una bambina, non hai la capacità per poter risolvere quello che sia disfunzionale per te. E a sua volta, ovviamente per qualsiasi bimbo o bimba, il suo mondo è soprattutto l'ambiente familiare, è lì dove veramente vive, è lì dove veramente aspetta di essere amato, capito, essere felice, insomma. E lì, in questo suo ambiente familiare, soprattutto il protagonista principale è papà e la mamma. Cioè, alla fine, quello che può fare soffrire a un bimbo o bimba durante la sua infanzia, sicuramente avrà qualcosa a che vedere con papà e con la mamma. Quello che succede, quello che vive, quello che sente, quello che... con il papà e con la mamma. Entrambi o con lei o con lui. Se in quel tempo, come sicuramente succederà, il bimbo o bimba che possa soffrire una situazione disfunzionale sia con papà, sia con la mamma, sia con entrambi, non ha la capacità di risolvere questa cosa, questo trauma sicuramente rimane ancora senza risolvere e diventa registrato nel suo inconscio temporale. E sicuramente dopo, anche 20, 30 anni dopo, il suo inconscio starà cercando ancora la maniera di risolvere questa ferita, ma non con papà o non con la mamma con cui è successo qualcosa o con cui ha mancato affetto, non sappiamo, se non portando alla sua vita a una proiezione di lui o a una proiezione di lei. Questo è molto importante perché in realtà permette capire come tante volte il rapporto di coppia, che ovviamente al comincio sempre va tutto bene, va tutto benissimo, però a volte dopo il tempo diventa un rapporto di coppia, una coppia bloccata, dove qualcosa non va bene, dove forse la parte, diciamo, fisica diventa in un secondo piano e soltanto rimane la parte affettiva e tante tante cose. Alla fine dobbiamo tenere in conto che, come dicevo prima, se tutti abbiamo una parte conscia su cui abbiamo un controllo e conoscenza, e tutti abbiamo una parte inconscia su cui non abbiamo nemmeno controllo, nemmeno conoscenza, quando in una coppia magari lui ha portato alla sua vita a una compagna proiezione della sua mamma inconsciamente per ottenere magari oggi affetto, carino, che sicuramente le ha mancato della sua mamma 35 anni fa, quando lui va a letto è chiaro che la sua parte conscia sta vedendo il femminile, la donna, ma la sua parte inconscia non le sta vedendo lo stesso, nemmeno sta cercando lo stesso, magari sta cercando di ottenere l'affetto, abbraccio, qualsiasi altra cosa che le ha mancato con quest'altra donna, la prima donna della sua vita, la mamma. E questo ovviamente porta, dopo di un tempo, un rapporto di coppia bloccato. Altra circostanza che succede spesso, soprattutto in questa nostra società maschilista,
è quando un papà, un padre diventa papà assente, soprattutto assente emozionale, assente fisico, anche traumatico ovviamente, ma è ancora più traumatico quando è un assente emozionale, soprattutto per la bimba, la figlia. Per qualsiasi figlia, il primo uomo della sua vita è il papà. E come sia il rapporto con questo suo primo uomo della vita sarà assolutamente importante per capire come sia dopo la sua vita, diciamo, di coppia affettiva. Se un papà è assente, e quando sto dicendo papà assente emozionale, è il papà presente fisico ma assente emozionale nel senso di non esprimere affetto, carino, amore, con parole, con la bimba. La bimba, così piccola, non ha la capacità per sicuramente immaginare che forse papà sta bloccato, forse papà sta stanco, non sappiamo. E sicuramente un giorno arriva a pensare che sicuramente papà non l'ama, o lei non è stata all'altezza di quello che il papà stava aspettando di lei, e così via. Alla fine questo è molto traumatico per questa piccola bimba. E questo non ha la capacità per digerire e risolvere questa cosa. E questo diventa registrato nel suo inconscio atemporale. È per questo che, anche se è di 30 anni dopo, quando arrivano alla sua vita altri uomini, compagni, mariti, sicuramente vivrà una vita affettiva di svalutazione, di adattarsi, sacrificarsi all'uomo, al compagno, per non soffrire nuovamente quello che ha conosciuto con il primo uomo della sua vita, sicuramente assenza, freddezza e queste cose. Ognuno di noi abbiamo il nostro inconscio familiare, tutti siamo membri del nostro clan familiare, tutti siamo partecipi del nostro inconscio familiare e abbiamo la capacità ovviamente di poter prendere consapevolezza di quello che forse è successo, prendere consapevolezza di che vincoli possiamo avere, con che altro membro, e più o meno sapere che traumi, che storia no, traumatica non risolta ha potuto trasmettere questo membro. Qualsiasi persona può fare questo lavoro di ricerca, qualsiasi persona può liberarsi di questo, diciamo, questo fardello transgenerazionale. Dobbiamo tenere in conto, per finire e per capire precisamente questo che sto dicendo ora, l'altra circostanza importante sull'inconscio. L'inconscio ha la particolarità che reagisce uguale davanti a un stimolo reale o simbolico. Per lui è lo stesso. La possibilità di ottenere lo sblocco emozionale, di liberare, riparare oggi qualsiasi cosa che possa stare registrata nel mio inconscio, ha bisogno di offrire oggi al mio inconscio una versione diversa su quello che è successo una volta, sia a me stesso, sia a un antenato con cui magari sto vincolato. Se questa versione diversa si fa in maniera adeguata, questa versione diversa sarà accettata per l'inconscio. Se succede questo, ogni volta che io possa trovarmi d'ora in poi davanti, esposto a una situazione, un scenario emozionale che fino a ieri aveva attivato, per analogia emozionale, la memoria di quel trauma mai risolto, conflitto scatenante, uno tra l'altro, d'ora in poi, ogni volta che io mi possa trovare davanti a una situazione dissimile, non si attiverà nuovamente questa
questa sensazione, questa memoria del trauma non risolto, perché oggi l'inconscio sente che questo è stato gestito diverso, ha accettato questa versione diversa e così è diventato risolto il trauma. Questa è la maniera, quando si parla sia di sbloccare il conflitto scatenante che possa soffrire oggi la persona nella sua vita, e anche sbloccare e riparare il conflitto programmante, che sicuramente ha una radice familiare di qualcosa che è successo prima, questa è la maniera veramente di poter liberarsi di tutto questo. Si deve fare un lavoro sempre non intellettuale, è un lavoro emozionale, è un lavoro profondo, è un lavoro di portare a questa parte profonda e nascosta di ognuno di noi, al nostro inconscio, una versione diversa su quello che è successo. Portare lì la capacità, la risorsa, l'esperienza che magari ha mancato quando ha successo il trauma, quando ha successo questo capitolo che non è diventato risolto. Tutti abbiamo la capacità per poter vivere la nostra vita in maniera normale, in maniera adeguata. Sì. Ma anche se è così, veramente non sempre lo facciamo. A volte perché quando ti succede il trauma, se tu sei un embrione fetto, non hai la capacità. Magari un'altra volta per paura non hai gestito una situazione come ti potrebbe servire. Non lo so. Ma oggi la persona che prende consapevolezza, che può individuare quello che veramente sta rappresentando un ostacolo per il tuo, la tua evoluzione, devi portare lì al successo che è diventato senza risolvere la capacità che ti ha mancato, perché tutti abbiamo la capacità che ti ha mancato, assolutamente tutti. E spesso succede che quando si arriva al momento di fare questa riparazione all'interno di una ipnosi regressiva, ad esempio, diciamo di gestire diverso qualcosa che è diventato una volta traumatico e non risolto, e gestire diverso con una capacità che non hai messo in pratica in quel momento. E a volte, prima di fare questo, nella regressione si chiede alla persona che capacità ti potrebbe servire per poter risolvere questa cosa oggi. E magari ti dice, la sicurezza in me stessa. Va bene, andiamo ora, dimmi per favore quando hai conosciuto tu questa cosa. Ma se tu mi stai dicendo che ti manca la sicurezza è perché tu sai cos'è la sicurezza. Ora non mi puoi dire che mai hai conosciuto questo. Si capisce questo? E a volte ti dicono, ancora di più, mai. E come prima di fare una regressione si fa lo studio transgenerazionale, dove si vede se ad esempio questa donna è mamma. Basta ricordare o chiedere a questa donna come ha sentito la prima volta che ha abbracciato al suo figlio primogenito. Bene, è un esempio. Beh, con questo sto dicendo che tutti, ovviamente non abbiamo la capacità di essere premio Nobel, non so come si dice in italiano, premio Nobel si dice, ma tutti abbiamo la capacità per poter vivere la nostra vita in maniera adeguata. Se qualcuno di voi vuole fare qualcuna domanda, qualcuna sia per curiosità o ripetere qualcun'altra cosa che forse non ho spiegato in dettaglio, o qualsiasi altra cosa, sarà per me un piacere rispondere. Tu? Sì, infatti. Per a parte magari cose che riguardano me, la mia preoccupazione è quello che io ho trasmesso quindi a mia figlia. Allora, io credo in determinate cose o tipi di risoluzione di medicina, lei no, assolutamente. Quindi dubito che lei possa cercare dei modi per aiutare se stessa. Se io lavoro su di me, rimuovo solo le cause che hanno potuto magari portare problemi a me, ma non quelli che io ho causato a lei, però. Quando un membro del clan familiare
diventa questa sorta di pecora nera e comincia una strada sicuramente senza la comprensione degli altri. Per dire, quando un membro della famiglia porta la luce al suo clan familiare, porta anche la liberazione a questo suo clan familiare, sia per se stessa sia per gli altri. Ma non può liberare agli altri membri che già stanno somatizzando qualcosa di origine transgenerazionale. Può liberare a tutti di quello che ancora non si è attivato, non si è somatizzato. Ad esempio, se tu hai una zia che sta soffrendo un tumore, non so, il lavoro che tu fai non farà sparire questo tumore, ma tutte le memorie transgenerazionali a cui lei, anche lei, sta esposta, se tu fai il lavoro di portare la luce, liberare il transgenerazionale sarà anche per lei e anche per gli altri che arrivano dopo, 2070, 2050, che non sono nati ancora. Stai facendo un lavoro di pulire il transgenerazionale. Ok, grazie. Ah, scusami, credo. Dimmi, non ti vedo. Ma ti sento? Sì, va bene, va bene. Sì, volevo sapere quale sia la posizione dei bambini adottati. Magari non conoscono il mio genitore. Anch'io. Il bambino adottato ovviamente ha due transgenerazionali, il biologico e anche quello di, come si dice? Adottivo. Ah, quindi certo, ovviamente. Il clan biologico, senz'altro, perché ovviamente anche se non sa nemmeno come il viso della mamma del suo papà, ha un papà e una mamma biologici, ovviamente. Anche se non sa assolutamente nulla, appartiene a questo clan. E anche appartiene a questo altro clan adottivo, perché come di solito il figlio adottato arriva a questo altro clan nella prima parte della sua vita, anche diciamo che esiste questa connessione emozionale dalla prima parte della sua vita. Diciamo che ha questo doppio, questa doppia trasmissione transgenerazionale, questa doppia appartenenza transgenerazionale. E sempre, o spesso diciamo, si chiede questa cosa: cosa succede quando si parla del transgenerazionale con una persona che non sa assolutamente nulla della sua famiglia biologica? Come può fare un lavoro su questo? Beh, ovviamente se non sa nulla della sua famiglia, possiamo supporre qualcuna cosa, e sicuramente non sarà sbagliata, sulla sua memoria uterina, che anche, come dicevo prima, appartiene o è una parte importante del transgenerazionale. Sicuramente una persona data in adozione magari non è stato un concepimento, una gravidanza risultato dell'amore, sicuramente non è stato cercata, pianificata e tutta questa situazione di cui ho parlato in precedenza. Possiamo supporre che l'ambiente che ha sentito attraverso il cordone umbilicale, attraverso della mamma, durante questa sua vita uterina, è stato di non pianificata, non desiderata, non cercata, non aspettata, non so, con tutto quello che porta a registrare e soffrire all'embrione feto di cui abbiamo parlato. Sicuramente questo sarà una memoria uterina più o meno in questo senso. La tua domanda era in questo senso precisamente? Sì, beh, volevo capire, perché effettivamente uno non ha proprio nessun... L'altra possibilità, diciamo che questa memoria uterina quasi sempre sarà più o meno in questo senso. Sicuramente.
E dopo, io lo faccio spesso, fare una regressione sia all'utero per vedere veramente tutto questo, sia a una vita passata all'interno del suo clan. Ah, dell'altro, di quello biologico. Del biologico. Mm. Sì, perché credo del clan adottivo sicuramente ha la informazione. E la parte nascosta di questa persona sicuramente sia la parte biologica. È questo che tu hai chiesto, sì, credo. Sì. Sì, sì. Per questo che a volte quando una persona vuole prendere consapevolezza, conoscenza di qualcosa che è successo prima, come ad esempio magari una famiglia biologica sconosciuta, serve fare una regressione a una vita passata all'interno del suo clan, per poter veramente vedere e capire quello che è successo. E anche, come ti dicevo, una regressione all'utero per veramente vivere, sentire nuovamente quello che è successo in quel tempo. Ho due domande. Allora, la prima è quanto è importante se il nome che poi viene dato magari del defunto rafforza quella cosa che dice, sì, il nome. Prima, poi. Seconda domanda, io ho notato che in alcune famiglie o le donne o gli uomini tendono a sparire prima. Cioè, certo. E volevo sapere appunto fino a che punto il nodo familiare, mm-hmm, o perlomeno quello che tu hai detto, fino a che punto può addirittura influire sulla durata della vita di una persona. Cioè, capisci cosa intendo? Okay. E basta. Va bene, il nome. Per quanto riguarda il nome, ovviamente si deve tenere in conto quando in una famiglia si ripete un nome, ma sempre per me in secondo ordine. Perché? Perché il vincolo per condividere il nome con il nonno, il papà, non lo so, è conscio. Qualcuno ha scelto una volta o ha deciso una volta di chiamarti come il nonno, come il papà. Ovviamente si tiene in conto, ma sempre la sua importanza è in secondo piano, per me. Anche la somiglianza fisica, perché ovviamente se a te, da piccolo, ti hanno detto 85 volte che sei come il nonno paterno, anche se non hai conosciuto, alla fine per te ogni volta che senti questa cosa rappresenta, sì, si muove qualcosa. Ma è conscio, perché ti hanno ripetuto 87 volte tutto questo. Il nome è importante, ma sempre, come dico, in secondo piano. È per questo che in realtà non ho parlato di questo. Perché a volte in un clan familiare spariscono sia uomini sia donne? Prima più uomini che donne. Oppure, certo. Cioè, sì, 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 sì. Se appunto influisce questa, chiamiamola, questa attesa, quando... se influisce anche nello stare al mondo, magari un uomo non riesce a sopportare quel fardello e si autoelimina. La trasmissione transgenerazionale non è eterna. Un trauma non risolto in una famiglia non si trasmette eternamente dal secolo XII. La trasmissione transgenerazionale massimo arriva a 4 generazioni. Dopo, se un trauma non risolto, diciamo che ha successo una trasmissione fallita fino alla 4ª generazione, dopo possono succedere qualcuna cosa, ma non si ripeterà una quinta volta la trasmissione. Di solito, dopo di una trasmissione fallita, dopo la 4ª generazione, arriva quello che si chiama il figlio sintomo. Il conscio familiare, diciamo, non ripete nuovamente, non cerca un altro membro che possa ricevere il fardello transgenerazionale e porta sulla schiena di un membro della famiglia tutta la tossicità accumulata, tutta la pesantezza, tutti i traumi non risolti. E questo figlio sintomo è una persona che nasce già con una pesante, una grande condizione nella sua vita, una malattia dalla nascita. Questo biologico, per pulire la strada agli altri, mette tutti i traumi non risolti sulla schiena di un membro. Bene. Altra cosa che può succedere, e si vede spesso, clan familiare che spariscono.
può succedere anche per questa circostanza della trasmissione fallita dopo di una quarta generazione. Altre volte succede, e anche si vede spesso, clan familiare dove non arrivano uomini. Bene. Diciamo che in questo caso quello che sparisce non è il clan, è il cognome. Quando succede questa cosa, che soltanto arrivano le donne, è perché questa trasmissione fallita ha a che vedere con traumi collegati alla vergogna, al giudizio, alla condanna sociale. La maniera di smettere di ricevere la condanna sociale è sparire il cognome, non essere riconosciuto per questa bandiera, si dice bandiera, bandiera che rappresenta portare il cognome della vergogna di chi non chissà cosa è successo. E a volte quando, non so come si dice in italiano, si dice castigare? Castigare all'uomo. Due cose. Una, quando in un clan familiare lungo generazioni, le donne che hanno vissuto prima di quelli che sono ora hanno dovuto imparare a essere autosufficienti, perché forse hanno diventato vedove premature, forse tradite per il suo compagni, uomini diciamo assenti, e le donne in questo clan hanno dovuto imparare a portare avanti i suoi figli e anche a se stessa da sole. Succede dopo, anche generazioni dopo, che le altre donne soltanto permettono che arrivano alla sua vita in maniera assolutamente inconscia uomini deboli, fragili, assenti. Per il semplice fatto che non hanno bisogno di un uomo vero, completo. Non hanno bisogno, hanno dovuto imparare a essere autosufficienti. Questo è ovviamente assolutamente inconscio, perché dopo questa donna soffre, perché vede che tutti gli uomini che arrivano alla sua vita si ripete sempre lo stesso, assenti, fragile, debole, non rappresenta nessun ruolo maschile all'altezza di quello che gli aspetta. E anche a volte quando in un clan familiare lungo il tempo il maschile ha abusato, diciamo, del femminile, è una maniera di castigare al maschile, portare soltanto donne, bimbe. Ad esempio, e questo sempre dal punto di vista emozionale, non religioso, non, un clan familiare dove forse ha avuto una bisnonna 16 gravidanze, una nonna 11 gravidanze, entrambe con 2, 4, 5 aborti, non so, così via. Questo rappresenta, dal punto di vista emozionale, non so se, come si dice, imposizione. La imposizione del maschile sul femminile. Ovviamente questo non si chiama stupro, ma dal punto di vista emozionale è un'imposizione. E può succedere, e di fatto succede, che dopo, forse due generazioni dopo, arrivano soprattutto donne o soltanto donne. Una maniera di castigare. Sì, ho capito. Per esempio di questo. Qualcun'altra... Ah, scusami. In italiano per sì, tutti. Sì, sì, no, nel caso che... Sono cresciute con i nonni? Un bimbo? Una bimba? Una bimba. E sicuramente questa bimba oggi ti dice: il mio nonno e la mia nonna amo tantissimo, mi hanno voluto tantissimo, benissimo. Va bene. Ma se questo è successo è perché sicuramente ha avuto genitori assenti. Certo. E
questo è una sofferenza. Se non un bimbo, un figlio, un bimbo non arriva ad avere un nonno e una nonna, tra virgolette, come papà e la mamma. Se succede questo, che perché papà e la mamma sono assenti, e questo per se stesso è un trauma. Ho parlato prima un po' del, ad esempio, il papà assente, quello che porta di solito alla bimba dopo, come possano essere dopo i suoi rapporti di coppia, ma anche con un figlio maschio, un papà assente, non può imparare, non gli falta il gli manca il riferimento del maschile per dopo rappresentare in maniera adeguata il suo ruolo quando arrivi ad essere adulto. Quando c'è una mamma assente, e tutti della mamma dobbiamo imparare quello, assorbire, ricevere quello che ha a che vedere con la sensibilità, emotività, quando c'è una mamma assente, dopo i suoi figli di solito esprimono una difficoltà per esprimere i suoi affetti, carino, amore e così via. Tenerezza, diciamo. E questo che dicevo prima delle donne che hanno dovuto imparare ad essere autosufficienti, veramente dopo succede così. Permettono che soltanto arrivino alla sua vita fidanzati, mariti, deboli, assenti. È ovvio, quando dico assente o debole, non è il maschio che fa la mamma alla casa. No, no, un compagno assente, anche il compagno che sta lavorando 18 ore ogni giorno, anche il compagno assente emozionale perché magari è alcolico, e anche è assente quando esiste un maltrattamento fisico, perché il maschio che maltratta fisicamente non sta rappresentando il suo ruolo, sta facendo un'altra cosa. Sono tante circostanze. Ora, la trasmissione transgenerazionale sono massimo 4 generazioni. Un trauma non risolto per un tuo antenato da 1500 anni fa è stato scaricato non arrivate. Questo non arrivate. Ma si è dissolto. Comunque non ci capito. A questo dei 4 generazioni, voglio dire, ci sei arrivato proprio per esperienza diretta? Perché non 5 e 6? Perché proprio 4? Domani. Perché in realtà si osserva come lo sviluppo della malattia di solito dopo della quarta generazione è quando arriva, ad esempio, un figlio sintomo, diciamo il più frequente, è quello che, ad esempio, il sindrome Down. Diciamo che un sindrome Down non è un conflitto ereditato dei genitori, del figlio dei suoi genitori, nemmeno dei suoi nonni, magari dei suoi sicuramente bisnonni. Una cosa trasmessa e non risolta minimo 3 volte. La prima trasmissione transgenerazionale dello stesso trauma può portare alla generazione seguente, successiva, a una fobia. Fobia? Ad esempio. La schizofrenia? La seconda, non necessariamente. La seconda sarà sempre, per quanto riguarda allo stesso trauma, la seconda somatizzerà in maniera più pesante un'altra malattia. E così. E per questo che quando arriva, come dice, una persona nata, ammalata, dal punto di vista della ricerca transgenerazionale, ovviamente sai molto bene che non è un problema, non è una prima, nemmeno una seconda e sicuramente nemmeno una terza trasmissione. Sembra di essere la ultima, la quarta. La quarta. Diciamo la natura della malattia che ci somatizza ti porta più o meno a sapere in che livello di trasmissione sta il trauma, da dove arriva. Lontano, vicino.
non so se si capisce questo. Sì. Sempre con, è per questo che a volte qualcuna persona ti dice: ma il mio nonno aveva la stessa malattia del mio papà, e ho la paura di ereditare io questa malattia. Non si eredita la malattia, si eredita il conflitto emozionale non risolto, e dopo si somatizza in una maniera, in una malattia o altra, certo, secondo sia la maniera emozionale di reagire, di sentire la persona quando è davanti al suo conflitto scatenante, al suo proprio scenario, alla sua attivazione nella sua vita oggi, nella memoria lontana non vista. Bene, ringrazio, è stato un piacere condividere questo tempo e anche rispondere alle vostre domande. E grazie mille. Grazie.